I mercatini di Natale, inaugurati ieri pomeriggio sul lungomare di Salerno, rappresentano un'altra opportunità per invogliare i turisti a visitare la nostra città. Sono oltre 100 i mercatini della ONLUS torinese Buongiorno Italia che proporranno per tutto il periodo natalizio fino al 6 gennaio il meglio dell'enogastronomia e dell'artigianato di tutta Italia. Gli stand, rigorosamente di un sol colore, il rosso per richiamare il Natale, sono stati collocati da Piazza Cavour a Piazza della Concordia e saranno aperti tutti i giorni a partire dalle 9 del mattino. All'inaugurazione ieri sera hanno preso parte anche il primo cittadino Vincenzo De Luca, in compagnia del vice sindaco Vavosa e degli assessori Franco Picarone ed Ermanno Guerra. È un esperimento che facciamo quest'anno, serve anche questo a richiamare turismo, a richiamare consumatori nella nostra città, a rianimare anche questa parte della città con i negozi che affacciano direttamente sul lungomare, e sarà un'altra occasione, un altro motivo per venire alla nostra città. Ovviamente ci sarà l'opportunità per assaggiare prodotti tipici, oltre che per fare acquisti.